Buonasera a tutti da Alviano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro. E benvenuti a questo incontro di presentazione di questo libro straordinario, La voce del sole. Questa sera avrebbe dovuto essere con noi già da adesso Giorgio Bongiovanni. Come sapete, Giorgio ha spesso delle sanguinazioni, è il caso anche di questa sera, e siamo stati avvisati che Giorgio cercherà di collegarsi con noi più tardi. Però a Giorgio mandiamo un calorosissimo abbraccio, un abbraccio da noi qui dell'Arca del Sicomoro di Pordenone, ma da parte di tutti i fratelli collegati dall'Italia e dall'estero. Già vedo che ci sono anche dall'Argentina, dall'Uruguay. Un po' da tutto. Allora, cari fratelli, il libro di questa sera di cui parliamo, La voce del sole, è un libro un po' che porta lo spirito, la voce dello spirito di verità, del consolatore. Gesù aveva detto agli apostoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Nel Vangelo di Giovanni troviamo queste parole: ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ecco. Diciamo che dagli anni 50 in poi lo spirito di verità ci parla attraverso esseri cosmici, maestri solari, attraverso la voce prima di Eugenio Siragusa e oggi di Giorgio Bongiovanni. E questi insegnamenti, queste verità che evidentemente gli uomini di questo tempo sono in grado di comprendere, o una parte dell'umanità di questo tempo è in grado di comprendere, questa nuova scienza dello spirito, questa biologia cosmica che si apre alle nostre menti. Ecco, sono contenute nelle pagine di questo libro, che qui questa sera trovano presenti gli autori, coloro che hanno fatto la fatica di portare questi insegnamenti in queste pagine. E saluto quindi Sandra De Marco, che con grandissima pazienza ha sbobinato e scritto e sbobinato con veramente infinita pazienza le numerosissime conferenze di Giorgio Bongiovanni. Ringrazio Marco Marsili, che ha collaborato con Sandra in modo magistrale, grazie anche alla, diciamo, all'esperienza di passati libri, e grazie Marco della tua presenza, e grazie a un altro alfiere di queste verità da moltissimi anni, collaboratore con Giorgio, che è Pier Giorgio Caria. Salve a Con tutti. queste figure, grazie Pier, grazie per esserci. Con queste persone parleremo stasera, in attesa che anche Giorgio possa mettersi in contatto con noi.
Ma prima di tutto io devo dare la parola al vicepresidente della nostra associazione, che è stato insieme a Walter Paron il primo a prendere questo libro, a leggerlo e a rileggerlo. Per cui la parola adesso al vicepresidente dell'associazione Sicomoro, Domenico Santin. A te, Domenico. Allora, Attiano, tu hai detto giustamente l'importanza anche di questo libro, del lavoro fatto da Marco, da Sandra. Mi sono meravigliato perché mi sono trovato dentro molti, non solo conferenze di Giorgio, ma molti chiarimenti che Giorgio ha fatto con noi all'Arca, alle riunioni. Adriano, dobbiamo dire una cosa, io l'ho letto bene il libro e ho dovuto ripassare alcuni punti perché erano importanti. Dentro, diciamo subito, non sarà l'unico libro, perché mancano tanti chiarimenti, nel senso che questo libro è giusto chiamarlo naturalmente il quinto Vangelo, come si indica, perché io ho fatto 9 anni di collegio, ho contestato la Chiesa perché mi insegnavano cose che mi erano indigeste, e una volta che sono uscito, poi la strada che ho percorso nell'incontro con Giorgio, ho cominciato a avere dei chiarimenti molto importanti sui Vangeli, sui 4 Vangeli. E all'interno di questo libro mi sono trovato le risposte, che è chiaro, dopo 22 anni che sono con Giorgio, non è che mi ricordavo tutto, però mi sono trovato le risposte precise che Giorgio ci ha dato, che ci indicavano non più in parabole, ma in verità. Cioè, ci insegnava come interpretare la parabola. Quello che tu hai detto prima, Diano, in quei tempi gli apostoli non capivano bene le cose. Gesù parlava in parabole, però oggi, che come dici, tramite Giorgio li comunicano, ci ha dato gli insegnamenti su questo bellissimo libro. E all'interno ci sono molti chiarimenti che vengono proprio dalle parabole. E noi, le domande che continuavamo a fare a Giorgio all'inizio, quando abbiamo cominciato a conoscerlo, erano proprio su questi temi, e temi che lui ci ha specificato molto bene. E quindi bravo Sandra, bravo Marco, perché hanno lavorato molto per trovare queste indicazioni e per impostarle su un libro che poi dovrà essere continuato su altri libri, mi hanno detto, spero che sia vero, perché è molto importante che ci sia più di uno, che sia completo. E qui naturalmente ci sono delle indicazioni in cui possiamo comprendere quanto ci ama Cristo, quanto ci ama la Madre, perché con le risposte che ci ha dato Giorgio abbiamo la chiarezza. Con le indicazioni che ha dato Giorgio c'è chiarezza, perché è chiaro che Gesù parlava alle persone in parabole, dava delle indicazioni, ma le spiegazioni totali sono venute fuori da Giorgio, adesso che ce le dà. Io non cito niente per quanto riguarda i Vangeli, perché non serve. Dicevo sempre a tutti, se ti ricordi Adriano, leggete i Vangeli, che poi capirete bene il resto. E quindi qua siamo andati molto avanti su questo libro. I passaggi sono molto belli, molto composti anche, io direi, molto facili da leggere, perché tante volte è difficile leggere un libro, ma qua invece è scorrevole, molto scorrevole. E quindi sotto questo impianto io mi sono quasi meravigliato che sia stato fatto così bene, e invito proprio i compagni dell'Arca, i fratelli, tutti, di leggerlo, rifletterlo, se non si è capito rileggerlo, ma siccome è chiaro si può capire tutto, i pezzi che sono stati inseriti, non sono tutti, ma quelli che ci sono abbastanza chiari, è per questo che io dico leggiamolo, dobbiamo leggerlo, dobbiamo divulgarlo se possiamo, perché non tutti lo accettano. Non date per ai porci, non è che dobbiamo darlo a tutti. E poi io posso dire una roba chiara, Giorgio è tanto che sta spiegando queste cose,
è quello che mi ha non stupito, un po' meravigliato anche, come Giorgio ha incominciato a lasciare in mano il lavoro a altri. Cioè, Marco e Sandra hanno scritto questo, però non dimentichiamoci che Giorgio ha cominciato a lasciare in mano a Pier Giorgio Caria gli insegnamenti, veramente in gamba, grande, a Ciucani, a Flavio, diciamo a Marco anche, anche lui ha una parte di questi insegnamenti. E dopo, per quanto riguarda altre opere, la Sonietta portava avanti Our Voice. Cioè, ha distribuito questi compiti ad Our Voice, che sta facendo una lotta contro la mafia. E non dimentico mai, perché non posso, il figlio Giovanni, che sta portando avanti un grosso lavoro per quanto riguarda la Funima. Veramente straordinario il lavoro che sta portando avanti Giovanni. Non è che io non me l'aspettavo così bene, ecco, che lo sapesse fare, sì, ma così bene non. Fino a quando non ho visto, non me l'aspettavo. E diciamo che poi altre cose in Sud America, Giorgio le ha lasciate in mano a Mendras e altri, insomma, che non nomino perché là sono loro. Nomino quello in Italia, però. E quindi, sotto questo aspetto, l'invito è: prendete questo libro, vedrete che non vi pentirete mai, perché una volta che l'avete letto, poi lo tornate a rileggere. Perché sono argomenti che vi stanno dentro, vi toccano lo spirito, vi toccano il cuore. Se volete comprendere, chi lo vuole, Viano, non è che io spingo, però ho trovato un libro come pochi, in cui dà una chiarezza incredibile alle risposte che noi abbiamo fatto a Giorgio in questi anni. Perché ne abbiamo fatte tante, perché è stato anche bravo a sopportare che venivano ripetute, ripetute, ripetute. Mi incazzavo perfino io, guarda, Giano, che sentivo ripetere le stesse domande. Anche perché molta gente, lui spiega, magari non stanno molto attenti. Invece sul libro, anche se non stai attento, c'è scritto, la risposta c'è. Quindi sono cose bellissime. E dico, è da ammirare i due che hanno avuto la forza e la volontà di portarlo avanti. Quindi un grande saluto, un grande grazie e un grazie anche a Pier che è sempre presente. E insisto a dire, comprate questo libro che è interessante, è più che interessante, costa niente perché pagate quello che volete. Non ha prezzo, non è scritto nessun prezzo dietro. È libero, l'offerta è libera. E quindi io insisto perché. Insisto, sì, perché è talmente bello che è peccato non leggerlo. Ed è peccato non averlo. Io forse l'ho preso per primo, d'accordo, ma ho tempo di leggerlo, l'ho letto subito perché le cose vanno, queste cose qua ti restano dentro. E quindi invito tutti, provate a prenderlo, provate a leggerlo, provate, non abbandonatelo in parte, ma riflettete sulle risposte che sono state date. Vi ringrazio tutti. E spero che il libro lo avrete preso tutti o un domani. E invito Sandra e Marco ad andare avanti anche con gli altri libri perché sarà abbastanza dura. Grazie a tutti. Grazie Domenico. Ecco, grazie Domenico. Mentre tu parlavi, ci sono stati diversi commenti di persone che vedo che già l'hanno preso. Vedo Eugenio Riganello che ci saluta e dice La voce del sole, libro straordinario. E grazie in qualche modo, Domenico, anche per aver ricordato un po' in tutti i suoi aspetti come gli insegnamenti contenuti in questo libro hanno maturato un aspetto pratico nel lavoro della Funima International, nel lavoro dei ragazzi Our Voice, nei messaggi che vengono portati avanti da Flavio Ciucani, da Pier Giorgio Caria, da Marco Marsili con i suoi libri, naturalmente da Giorgio che continua a
ancora la sua lotta con Antimafia 2000. Quindi io ho avuto l'impressione che forse tra poco dovrebbe esserci anche Giorgio tra noi, non so se in linea, in sovraimpressione vedrete passare per chi è interessato all'acquisto del libro. I dati voi lo potrete acquistare su www.marcomarsiliofficial.it oppure sul eccolo qui oppure sul sito www.debongiovannifamily. E adesso troverete anche, ecco, in sovraimpressione questo indirizzo. È un libro che si può acquistare con offerta libera, anche se vi è un prezzo consigliato. Bene, ecco, abbiamo Giorgio, carissimo Giorgio, buonasera a te. Grazie di essere con noi, nonostante quello che hai vissuto fino a pochi minuti fa. Ciao Giorgio, ancora non sentiamo la tua voce. Mi sentite? Ecco, sì, adesso ti sentiamo e ti mandiamo un fortissimo abbraccio e un grazie per esserci nonostante tutto. Allora, nella presentazione di questo libro partiamo con un po' di domande, ma io invito anche le persone che sono che ci stanno seguendo, che possono scrivere delle domande approfittando della presenza sia degli autori che di Giorgio e di Pier Giorgio. Però qui ci sono già arrivate delle domande. La prima è per Marco, da parte di Tatiana. Caro Marco, la stesura di questo libro ti ha sicuramente arricchito. Ti senti in qualche modo rafforzato e c'è un concetto o un messaggio a cui tieni in modo particolare? Ciao Tatiana, buonasera, buonasera a tutti. Non c'è un solo messaggio al quale tengo in particolare. Io tengo in particolare alla sintonia che si genera interiormente con l'intelligenza che è presente e vivente all'interno di questo libro, di questi messaggi. Questo questa è presente in tutti i messaggi, in tutto il libro. E quindi questo è ciò a cui tengo particolarmente. Sicuramente la stesura dei testi, che grazie a Sandra è stata possibile, e grazie innanzitutto a Giorgio, la stesura di questi testi mi ha arricchito tantissimo, perché avere a che fare con queste parole, con queste frasi, con questi concetti quotidianamente, e star lì e leggerli, rileggerli, approfondirli, è qualcosa che ti arricchisce infinitamente. Io sono molto grato per avere la possibilità di portare avanti questo lavoro. Grazie Marco. E adesso ho una domanda per Sandra. Cara Sandra, una volta saputo della richiesta di partecipare alla stesura di quest'opera, la responsabilità di questo compito ti ha mai procurato sentimenti di rinuncia, di smarrimento di questo tipo? Scusate, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene.
Allora, a dire la verità, penso di non aver mai provato un sentimento di smarrimento davanti a ciò che è stato chiesto di svolgere, nemmeno ho mai pensato di rinunciarvi per una qualsiasi ragione. E posso dire mai, perché da quando ho cominciato io non ho desiderato altro. Che nell'ascoltare la voce del sole, nel leggere e trascriverla, lo spirito si sente appagato da un amore estremo, assoluto, si sente nutrito, prova una felicità indescrivibile e di fronte a una tale gioia dello spirito tutte le lusinghe del mondo svaniscono come rugiade un mattino di sole. Semmai quando ti relazioni con gli altri non comprendi, non ti capaciti del perché non sia così per tutti. Quindi la verità, la voce del sole, la verità è un amante esigente, ti chiede tutto e allo stesso tempo ti dà tutto, 10, 100, 1000 volte tanto, ti istruisce, ti forgia, ti protegge, ti ama, ti fortifica. E più la conosci, più le dediche del tempo, più la desideri, non la vorresti mai lasciare. Quindi è un amore meraviglioso, incurabile, passionale, travolgente, dal quale non riesci proprio a distogliere lo sguardo, dal quale non ti vuoi proprio allontanare neanche di un passo, e quando invece sei costretto a farlo, perché comunque il mondo ti chiama, trattieni il respiro e sopravvivi, ma non vedi l'ora di ritornare da lei tra le sue braccia, e quindi non vedi l'ora di cogliere ogni sfumatura, ogni lato, perché vuoi farla conoscere proprio al mondo, cioè affinché nessuno sia privato del suo profumo, del suo alito, del suo amore infinito, del suo anche furioso coraggio di amare. Diciamo che ovviamente forse ogni tanto il dubbio mi assale, ma lo chiamerei piuttosto un'insicurezza. A volte mi viene il pensiero che Dio farebbe meglio cercarsi magari qualcuno più colto, più preparato, più giovane, più loquace. Questo perché trovandomi a dover lottare con i miei limiti e con le mie paure, spesso anche per tu con Dio dico questo è un modo per esorcizzare questi miei timori. Però fino ad oggi il Signore mi ha ignorato. Così dopo il suo silenzio dico sempre, mi affido e dico sempre sia fatta la tua volontà. Oggi diciamo che sono ancora convinta che ci sia qualcuno, che ci siano persone che avrebbero potuto e che potrebbero svolgere questo compito in modo meraviglioso, impeccabile, eccellente, anche meglio di me. Ma penso anche che probabilmente il Signore ci spinge a fare e a dire cose che magari non vorremmo fare o vorremmo tacere per la nostra evoluzione, affinché ognuno di noi, iniziare da me, lotti contro il peggior nemico che siamo noi stessi, contro quei mostri che abbiamo dentro, per aprirci poi a quei doni dello spirito che sono sepolti dentro di noi, però che sono necessari per combattere la sua battaglia fino al suo ritorno. Ecco, questo penso. E diciamo, sei un ottimo sponsor per il libro e possiamo anche ricavare una profonda verità. Il Signore non ci sceglie capaci, ci fa diventare capaci con la disponibilità e la buona volontà. Grazie. E, caro Pierre, sapendo che c'era una domanda anche per te, anzi più di una,
La prima riguarda comunque questa messaggistica che viene da questi signori dallo spazio, da questi maestri solari, che è quel stupendo linguaggio a cui ci hanno abituato per molte stagioni tardo primaverili estive, che era quello dei cerchi nel grano, dei crop circles, che da qualche tempo è meno presente. C'è una ragione oppure ce ne sono ancora e noi non abbiamo tutta questa informazione su questi, su questo simbolismo così potente? Tanto Alviano, grazie, ringrazio l'organizzazione che il Sicomoro ha fatto e anche l'invito a partecipare. Saluto Giorgio, so che ha vissuto il suo momento di beatitudine ma anche di sofferenza per l'ennesima volta, e sono contento di partecipare, ribadisco, a questo programma. Allora, la domanda forse non è un caso, Alviano, perché sto concludendo uno studio proprio su dei cerchi nel grano che sono usciti negli ultimi anni, molto particolari, un articolo molto lungo che penso domani lo terminerò. Sì, i cerchi nel grano ci sono, a parer mio stanno terminando di... I nostri fratelli cosmici stanno terminando di comunicare attraverso questa immagine, attraverso queste immagini, perché a partire dal 2018, 2019, 2020 sono usciti alcuni cerchi i cui linguaggi simbolici, attraverso quelle magnifiche figure che ormai da tantissimi anni, a partire dai primi anni 90, appaiono soprattutto in Inghilterra, ma anche in Germania, in Italia, in tanti altri paesi del mondo. Ed è una manifestazione che si colloca in quel particolare momento della storia che tanta attenzione e anche curiosità ha nel corso dei secoli destato negli esseri umani, che è l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse. E Gesù, l'hai citato tu, Alviano, parla di questo consolatore che avrebbe rivelato delle cose che Cristo 2000 anni fa non vuole dire. Ora, ovviamente, il tutto si è sviluppato nel corso di questi ultimi secoli con la tipica impronta, diciamo, che la religione ufficiale, quindi il cattolicesimo, ha dato alle cose sacre e a questi discorsi che Cristo ha fatto 2000 anni fa e che poi si legano anche a tutto un processo di rivelazione che si sviluppa al massimo livello in questo tempo, perché la parola Apocalisse, come molti sapranno, viene dal greco e significa rivelazione. Ecco, questa rivelazione include al 100% i cerchi nel grano, ma è un aspetto di questo grande mosaico che vuole parlare al mondo e rivelare al mondo qualcosa che non è religioso nel senso comune con cui tutti gli esseri umani fino a oggi lo hanno pensato e lo hanno accolto e gli è stato spiegato. La rivelazione in realtà del sacro colloca il sacro all'interno delle scienze e di una particolarissima scienza che l'umanità non conosce, che è la scienza dello spirito, che è quella scienza che si occupa del vero essere umano, che non è certo il corpo ma è lo spirito. Quindi oggi, soprattutto in questo momento gravissimo della pandemia, non tanto grave in termini, diciamo così, di incidenza della malattia, che pure ha provocato tantissimi morti, che sono ovviamente degni di tutto il rispetto che si deve a coloro che lasciano il corpo a causa di una sofferenza, quindi di una malattia, ma di fatto la situazione pandemica ha messo in luce la gravissima, terribile debolezza spirituale dell'umanità. Questo virus ha messo in ginocchio soprattutto l'Occidente con numeri altissimi. Ad esempio, i giorni scorsi si è parlato tantissimo
delle presunte pire dei morti bruciati in India, ma in realtà l'India è una nazione con 1,5 miliardi quasi di abitanti, quindi i numeri dell'India rispetto ai valori percentuali della popolazione sono bassissimi rispetto all'Italia. Cioè noi abbiamo un enorme numero di morti rispetto all'India, percentualmente parlando, e questo accade perché proprio la società occidentale oggi si ritrova debolissima, quindi di fronte al grande mistero della morte, di fatto questa società si è smarrita, non sa che pesci pigliare, è andata in confusione, e questa confusione addirittura ha abbattuto il più grande valore, il dio degli occidentali, che è il denaro, creando una terribile crisi economica le cui ripercussioni si svilupperanno per tantissimi anni a venire, a meno che altri processi non incidano in maniera ancora più pesante. Quindi questo processo di rivelazione si svolge sì attraverso i cerchi nel grano, si svolge assolutamente con questo libro che Marco e Sandra hanno permesso che potesse uscire al pubblico, ma di fatto tutti questi fatti, i cerchi nel grano, i messaggi extraterrestri, queste rivelazioni che Giorgio Bongiovanni ha dato prima in un ambito, diciamo, di incontri pubblici o meno pubblici, e che poi sono di fatto il corpus da cui è scaturito questo libro, ma è tutto un mosaico, è tutto un panorama dove, diciamo così, dalle sfere superiori, quindi cosmiche e divine, si vuole parlare all'umanità oggi con un linguaggio diverso, e quindi questa bellissima scienza, che è la scienza dello spirito, che è, diciamo, l'argomento fondamentale di questo libro La voce del sole, vuole parlare all'uomo con le forme e con l'aspetto della scienza, ma non la scienza materialista, corrotta, senza coscienza, senza etica, che ci ha portato alla devastazione del mondo, ma una scienza meravigliosa che è in grado, se compresa e praticata, di riportare ordine nel grande caos che l'umanità di oggi, ignorante e, diciamo, che non è in grado di comprendere queste fondamentali leggi, ha creato in questo mondo. Quindi tutto questo corpus di situazioni sono un preziosissimo bagaglio che, ribadisco, si sveste di quell'aspetto chiesastico, dogmatico, un po' ritualista e anche, se vogliamo, senza voler essere dissacranti, anche un po' noioso, che non riempie più le chiese. Altro aspetto che si è visto in questo periodo, nei grandi momenti pandemici dell'umanità le chiese straripavano, anche ai tempi della grande peste, i preti invocavano la misericordia dell'Onnipotente, le persone si accalcavano nei templi, oggi le chiese si sono svuotate, quindi oggi la fede è una pallida statua di marmo, e quindi mi sembra di sentire risuonare nelle mie orecchie quelle parole che Cristo disse 2000 anni fa: ma quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede? Ecco, secondo me siamo in questi tempi qui. Quindi questo libro io lo vedo, assieme a tutti gli altri segni, compreso i cerchi nel grano, come una grande ancora di salvezza, una specie di nave o di barca che può traghettare verso l'essere umano dall'ignoranza alla conoscenza e quindi alla verità, e come è stato detto, la verità rende l'uomo libero. Grazie. Dico proprio una cifra, visto che hai citato questa debolezza dell'Occidente, in cui più che in ogni altra parte del mondo c'è questa scienza, coscienza. Ecco, in Italia ci sono 2.000 morti per milioni dovuti al Covid, in India ce ne sono 150. Ecco, questa è la proporzione che lasciamo ai nostri ascoltatori. Caro Giorgio, qui ci sono molte domande anche per te, e adesso te ne faccio una che riguarda proprio il cuore di questo lavoro che si sta facendo. Questo è un primo Vangelo, ma un fratello qui ti chiede:
Da anni la tua missione è concentrata sulla ricerca, documentazione, comunicazione. Ora siamo un po' alla fine dei tempi e in virtù di tutto quello che hai ricercato, ti senti di aver completato la tua missione oppure ci sono rivelazioni ancora che non hai divulgato? Grazie Albiano, intanto ti ringrazio di cuore, a te e a tutti gli altri amici e fratelli presenti. E voglio salutare tutti gli ascoltatori di questo bellissimo, bellissimo programma che state svolgendo. Ho ascoltato non tutto perché mi trovavo nella condizione nella quale sapete e che mi onoro di servire malgrado tutto dopo 32 anni ancora. Però il Signore mi dà la forza di rialzarmi e sono contento. Io non sono un ricercatore della verità, rispondendo alla domanda. Io sono la verità, la porto dentro di me. E non sono la verità in quanto Giorgio Bongiovanni, che considero un servo un po' storpio, menomato, molto poco preparato nella dizione dei termini colti, e uno strumento semplice. Sono la verità perché dentro di me io so chi c'è, so che chi è la causa di quello che mi succede. E questo non significa sentirsi una divinità, al contrario, più sono cosciente che questa verità, che questa divinità prende questo essere cosmico, prende la mia essenza, il mio spirito, la mia anima, il mio corpo, soprattutto il mio corpo, che lo rende così sofferente, più sono cosciente di non sentirmi niente, perché sono in balia di questo incommensurabile, di questo imponderabile, di questa dimensione multidimensionale. E quindi non mi sento più. Sono cosciente di ciò che di vero vive dentro di me, più sono cosciente di non sapere niente, di essere niente e di non voler essere, di non essere nient'altro che nulla è disponibile a, in forma più pura possibile, affinché questa espressione, questa verità che brucia dentro di me possa esprimersi senza nessuna interferenza. Ho cercato e ho trovato, grazie a questi esseri extraterrestri, i documenti, credo, e Pier Giorgio, se mi sbaglio, lo prego fraternamente di correggermi, i documenti più importanti al mondo per quanto riguarda la presenza extraterrestre li abbiamo portati noi al pubblico, dalla Russia, dalla Cina, dagli Stati Uniti d'America, dall'Italia, con l'aiuto certamente di ricercatori come Pier Giorgio, come Jaime Maussan e come altri che mi hanno aiutato a fare questo. Però certamente io mi sono partito per volontà del cielo a andare esattamente dove dovevo andare per trovare quei documenti che ancora oggi, pur essendo degli anni 90, rimangono i migliori al mondo, i più netti. Poi mi è stato dato anche il compito di crescere e preparare personaggi
che dovevano essere contattati da questi esseri, uno di questi Antonio Urzi, ma anche altri, e che hanno portato e portano avanti questo discorso. In sostanza, questo segno che vivo da 32 anni è il centro, il punto di riferimento della nostra missione, cioè Cristo. Ovviamente io non sono il Cristo, ma spero di servirlo fino agli ultimi istanti che io possa respirare in questo mondo. Alviano, se mi permetti, volevo dire anche un'altra cosa. Posso, Alviano? Assolutamente sì, te lo volevo chiedere io. Ci sono arrivati dei bellissimi, straordinari messaggi di Adoniesis, ma hai avuto anche una sanguinazione, e di tutto quello che sai che devi dirci. Ma io volevo dire con grande emozione, mi sento molto emozionato a essere qui presente nell'Arca del Sicomoro con te, Alviano, con Domenico e con Sandra. Credo di essere anche portavoce di Pier Giorgio e di Marco Marsili. Mi faccio portavoce di loro due. Quest'arca ha partorito dei talenti straordinari. Domenico è stato la vostra guida e quello che oggi sto assistendo, diminuendo e voi crescendo, e il valore grande che ha avuto questo gruppo spirituale, che ringrazio di tutto cuore per due motivi. Uno, perché mi sento un po' come quell'amico di Nazareth che ricordava i suoi discepoli. Io mi sento un vostro amico e mi sento di dire un po' quello che Gesù disse ai suoi amici. Io con voi, con questo gruppo, ero nudo. E mi avete vestito. Ero bisognoso e mi avete aiutato. Ero senza niente e avete creduto. Ero povero e mi avete reso ricco. Voi e altri amici del nord, voi sono altresì felice perché uno di voi, uno di quegli allievi, pari allievi di Domenico, come te, Alviano, che sei una guida, un moderatore bellissimo, straordinario, nonché discepolo del grande maestro Yogananda, avete reso questo gruppo straordinario. E poi questa bellissima creatura, Sandra, che è stata cresciuta in quest'arca, ha tirato fuori insieme al mio soldato Marco Marsili questo meraviglioso libro. Quindi il Sicomoro è un esempio per tutti i fratelli del mondo. Questo volevo dire con tutto il cuore. E quindi ti ringrazio, Alviano, sono a disposizione. E noi ti possiamo rispondere che per quello che abbiamo potuto dare, ti rispondo con le parole di Sandra di prima, abbiamo ricevuto non 10, non 100, ma 1000 volte tanto. 1000 e più volte tanto. Veramente. 1000 più volte tanto. Ed è stato perfino una gioia, un piacere, tutte
i momenti, le occasioni che tu creavi in quello che tu chiami bisogno. Ed erano occasioni che ci facevano crescere, ci cementificavano, ci aprivano il cuore. Sono state occasioni straordinarie di cui non possiamo che ringraziarti infinitamente. E qui c'è qualcuno di quest'arca che ti fa anche, ti chiede, prego, due cose di carattere più proprio così sottile. Qua c'è bisogno di te. Marisa mi chiede: quando prendiamo l'Eucaristia con devozione, avviene qualcosa in noi? Quali energie si muovono o ci vengono trasmesse? Avviene che Cristo, una parte del corpo di Cristo, spirituale, eterico, entra dentro il tuo spirito. Il corpo di Cristo è infinito, come è infinita la Chiesa di Cristo. Quindi quando la comunione entra nella tua bocca e poi entra dentro il tuo stomaco, si espande in tutte le cellule del corpo, arriva al cuore e arriva allo spirito. Quindi, da quel momento tu entri a far parte del corpo mistico di Cristo, che non è il corpo solamente di Gesù di Nazaret crocifisso, e soprattutto, oserei dire solamente, se non soprattutto, il corpo dello spirito solare di Cristo. Quindi tu entri a far parte del corpo mistico di Cristo, che si espande in tutta la terra madre, che è il suo corpo mistico, e che si espande in tutta la Chiesa cattolica di Cristo, che è il suo corpo mistico. Quindi è come se tu, a livello metaforico, diventi una parte, una cellula del suo corpo. Poi, se questa cellula del suo corpo viene proiettata nel dito mignolo di Cristo, invece che il cuore e il cervello, che sono i posti più importanti, non ha importanza. Quello che importa è che lui ti accoglie nel suo corpo, che tu sei parte di lui, e che anche se dovessi essere parte del dito mignolo, tu sei con lui. E se sei con lui, sei invincibile. Se sei con lui, hai vinto il mondo, anche se sei nel dito mignolo. Questa è l'importanza della comunione. Da quel momento, se ci credi, se non lo stai ingannando, se non sei ipocrita, se sei veramente fedele, entri a far parte del corpo mistico di Cristo. Ogni volta che noi prendiamo la comunione, ritorniamo dai meandri della miseria materiale nella quale ci troviamo spesso, rientriamo nel suo corpo. Quindi lui ci dà la possibilità di, malgrado ci perdiamo, attraverso la comunione vera, sincera, una promessa leale a rientrare nel suo corpo. Quello che non deve accadere è che noi usciamo dal suo corpo e che, mentre siamo perduti nella miseria materiale, lui ritorna con potenza e gloria.
e allora non ci darà più la comunione, ma ci darà il giudizio. Quindi restiamo con Lui, viviamo con Lui, facciamo l'amore con Lui, resistiamo con Lui e facciamo la rivoluzione con Lui. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Prima di ripassare ai nostri, agli autori dei libri, c'è questa richiesta che viene. Se vedo qui, trovo scritto, se faccio un torto a qualcuno, Giorgio, ma non ho più alcuna possibilità di rincontrarlo, di rimediare, non lo vedo più. E gli ho fatto un torto e mi dispiace tantissimo. Come posso fare per rimediare? Dobbiamo fare così. Incontrando ogni persona, dobbiamo identificare le persone che abbiamo fatto il torto e dare tutto l'amore che possiamo per aiutarle, facendo finta che si trattava di quelle persone che abbiamo offeso. Perché se noi non incontriamo più la stessa persona, noi ogni volta che facciamo del bene, che lavoriamo a favore della vita per ogni persona, è come se l'avessimo fatta a Lui. Questo concetto Cristo lo disse in un modo straordinario nel Vangelo, quando ha detto: ogni cosa che farete a uno di questi fratelli l'avreste fatta a me. Quindi Gesù, quando dice così, ci fa capire che siamo tutti fratelli. Quindi se io ho sbagliato con un fratello e non vedo più da anni, posso recuperare facendo del bene a tutti quei fratelli che malgrado non sono quella persona, ma sono fratelli, e quindi come se lo stessi facendo a quella persona. In sostanza noi dobbiamo recuperare i nostri peccati e offrirli a favore della vita. Il nostro riscatto è dare tutto per la giustizia, per la solidarietà, per la pace. E quindi noi purifichiamo, tutti i nostri peccati vengono perdonati. Grazie Giorgio. E adesso una domanda per te, Marco, che vediamo. Eccola qui. Ad una persona che desiderasse avvicinarsi per conoscere l'opera e gli chiedesse che correlazione c'è tra Gesù, la Madonna, gli extraterrestri, che cosa ti sentiresti di rispondere? Beh, a questa domanda rivolta a me mi onora. Mi sorprende anche per certi versi, perché è una domanda alla quale sicuramente Giorgio e Pier Giorgio saprebbero rispondere molto meglio di me. Io posso dire questo, quello che ho capito. Ho capito tramite sia la ricerca, sia esperienze dirette, che questa realtà che noi volgarmente chiamiamo extraterrestre, in realtà è un tutt'uno con la realtà che definiamo spirituale, addirittura divina. Ci sono diversi gradi e livelli evolutivi nel creato, ma sono tutti uomini. Noi siamo uomini e poi ci sono uomini che sono più evoluti di noi, e poi ci sono uomini, cioè umani, ancora più evoluti, e quindi fanno parte di dimensioni per noi ineffabili e che hanno potere sulle dimensioni più basse, diciamo così, come può essere la nostra nei loro riguardi. E poi ci sono uomini dei, quindi umani dei, divini. E questo è un po' quello che io ho capito.
Certo è che esiste, a prescindere da tutto e da tutti, e a monte di tutto e di tutti, una intelligenza che noi chiamiamo il Santo Spirito, lo Spirito, l'intelligenza onnicreante. Ecco, questa è al di sopra di tutto e di tutti, è prima di tutto e di tutti, ed è l'intelligenza che crea tutte le creature, il mai nato, l'eterno. E quindi realizzare questo è importante, ma soprattutto arrivare alla piena realizzazione di questa intelligenza onnicreante ti fa assomigliare a lei e ti fa acquisire le sue prerogative. Noi abbiamo avuto nella nostra storia planetaria un esempio sublime di questa perfetta realizzazione dell'intelligenza onnicreante in una forma umana, e sto parlando ovviamente di Gesù il Cristo. Quindi la correlazione tra questi che volgarmente chiamiamo extraterrestri e le sfere cosmiche, spirituali, divine, è una correlazione naturale, non c'è una separazione. La creazione è tutta unita è la creazione, su vari livelli che si compenetrano vicendevolmente in un mutuo dare e avere. E quindi ci sta, nella logica di cui stiamo parlando, di questo discorso, ci sta che umanità molto più evolute della nostra, che hanno realizzato valori che possiamo chiamare i valori universali, collaborino alla manifestazione sulla Terra di esseri superiori. È sempre stato così, è sempre accaduto questo. Noi adesso stiamo parlando della nostra cultura giudaico-cristiana, ma questo è accaduto dai tempi del Mahabharata, dai tempi del Ramayana, in tutte le culture del mondo si parla in maniera anche molto chiara, spesso, di uomini dello spazio, uomini provenienti da altri mondi, che collaborano all'opera di esseri avatarici, esseri divini, che sono dei veri e propri civilizzatori e che quindi si incarnano, danno un messaggio, vivono la loro passione su questa terra. Sicuramente l'avatar supremo, per quello che ha fatto e per quello che ha detto, è Gesù Cristo, ma non è l'unico che è stato accompagnato da questi esseri che volgarmente chiamiamo extraterrestri. Quindi diciamo che siamo noi, l'umanità di questa terra, che è un po' fuori dagli schemi e non è perfettamente integrata in questa grande famiglia universale, perché ci comportiamo male. Però qui si aprirebbe una parentesi troppo estesa forse per questa sera. Però questo è quello che io ho capito. Magari se Pier e se Giorgio vogliono aggiungere qualcosa, io sono felice, anche se vogliono correggermi. No, sei stato molto esaustivo. Comunque io lascio aperta la tua affermazione finale. Adesso per Pier e poi per Sandra. Per te, Pier, mi si chiede: è possibile vincere il karma? Assolutamente sì. Il versamento, la sofferenza, il versamento, la passione, la morte di nostro Signore, la sua vita è stato l'esempio più sublime del superamento del karma, cioè l'insegnamento più grande, insegnamento ed esempio. Cioè, Cristo quindi si offre innocente come olocausto sacrificale per bruciare il nostro karma, bruciarlo nel senso di posporlo e darci una possibilità. Ricordo che quando il Signore guariva diceva: va, la tua fede ti ha salvato, ma non peccare più o ti accadrà di peggio. Quindi il cristianesimo di fatto è incentrato soprattutto su questo: prendete la vostra croce e seguitemi. Quindi assolutamente sì, è nella missione di Cristo, nel suo esempio, nelle sue meravigliose parole,
che oggi si sono rivelate nella forma più compiuta attraverso i messaggi della Santa Madre, attraverso i messaggi di questi meravigliosi esseri cosmici che hanno contattato Eugenio Siragusa, che contattano a tutt'oggi Giorgio Bongiovanni, il cui capo comunque rimane il Cristo, il capo dell'esercito celeste, il Cristo. Ricordo che nel Getsemani lui lo dice a Pietro, ammonendolo, perché aveva con la spada mozzato l'orecchio della guardia del Tempio di Marco, gli dice: ma se io volessi essere liberato, chiederei al Padre che mi manda più di 12 legioni di angeli. Quindi il capo di questi angeli, che sono questi esseri cosmici che vengono non solo da altri mondi molto più evoluti, cioè civiltà più evolute, ma soprattutto da dimensioni superiori alla nostra, è Cristo. Quindi in questo grandioso panorama, dove intervengono vari esseri che sono quelle gerarchie di cui Marco ha parlato, che ha spiegato a parer mio benissimo, aggiungerei al limite proprio la frase di Cristo che dice: voi siete dei e farete cose più grandi di me. Poi a mo' di battuta io dico: per adesso siamo dei deficienti, ma se colmiamo la nostra deficienza attraverso la conoscenza della verità, attraverso quindi lo studio anche di questo libro La Voce del Sole, sicuramente sapremo comprendere meglio e anche praticare quelle opere e quelle attitudini che poi ci permettono appunto di bruciare il karma. Questo è il cuore del cristianesimo. E ovviamente chi non è gravato da karma pesante ha proprio il compito, imitando Cristo, che non solo non aveva karma, ma era del tutto innocente, anzi era il legislatore in persona. Imitando Cristo, noi dobbiamo sacrificarci e dedicare la nostra vita non solo a bruciare il nostro karma, ma anche aiutare i fratelli e le sorelle che hanno karma e aiutarli attraverso una partecipazione anche a questo dolore, a questo sacrificio, così come fece il Cireneo che aiutò Cristo a portare la sua croce, aiutare i fratelli che hanno il karma a superare questo karma che appartiene a loro. Quindi ribadisco e chiudo, il messaggio di Cristo è proprio incentrato su questo. Va capito. Infatti il Consolatore, questo spirito che si è manifestato prima nella figura di Eugenio, poi adesso è nella figura di Giorgio, ma il Consolatore è anche la Madre Santissima, che è la prima precorritrice della seconda venuta del Figlio, e in altri strumenti magari minori o in altre parti del mondo, e vuole oggi spiegare in forma compiuta, intelligibile all'uomo moderno, quelle leggi che sono incentrate soprattutto e diciamo spiegano come appunto superare il karma. Grazie Pier, grazie, grazie. Adesso per te Sandra, una domanda bella, una bella domanda. Secondo te cosa possono offrire ai giovani di oggi gli insegnamenti contenuti in questo libro La Voce del Sole? Attenta Sandra, non ti si sente, penso che devi aprire il microfono. Scusami, eccomi. Allora, io penso che gli insegnamenti contenuti in questo libro e nei prossimi che poi seguiranno e completeranno questo percorso iniziatico possano offrire ai giovani tutto e anche più di quanto possano desiderare o possano aver bisogno. I giovani di oggi, secondo me, hanno un bisogno estremo, assoluto di verità. Purtroppo la nostra generazione, quella dei nostri padri, hanno fatto poco o nulla per contrastare i mali del mondo, contro le droghe, la fame, le mafie, contro le guerre, le ingiustizie, contro il nucleare, la corruzione, l'inquinamento. Noi uomini dell'opulento occidente abbiamo vissuto così, come marionette patetiche, incatenate ai nostri agi e ai tanti privilegi per pochi. Abbiamo continuato a far finta di niente, a voltarci dall'altra parte, nell'indifferenza e nel più squallido cinismo. Quindi ora stiamo dando
i nostri figli e tutti i giovani del mondo in pasto a un mondo crudele, feroce, costruito sulla menzogna, sull'ipocrisia, privo di valori, un pianeta agonizzante, un'umanità perversa e degenerata in corsa verso l'autodistruzione. Quindi oggi i giovani hanno bisogno di verità e per dare un senso a tutto questo, per uscire dall'apatia, dalla depressione, hanno bisogno di questi insegnamenti per non lasciarsi morire dentro. E loro non vogliono più ascoltare la nostra retorica, i nostri sconclusionati pensieri, le nostre teorie, non si riconoscono più nelle logiche perverse e malate degli adulti. I giovani oggi si stanno letteralmente ribellando e si rifiutano di conformarsi a questa società e di vivere in questo inferno, e se noi non diremo loro la verità, evaderanno con quello che il mondo offre loro, quindi rifugiandosi nelle lusinghe effimere del materialismo, nelle droghe, nell'alcol e quant'altro. Quindi, ripeto, i giovani hanno bisogno solo di verità, e in questa verità di qualcuno che gli indichi la via. Secondo me la voce del sole offre tutto questo, offre una chiave di lettura per leggere, per comprendere il passato, il presente, il futuro, per comprendere chi siamo, da dove veniamo, quale futuro ci aspetta, quali sono le leggi universali che ci governano, e perché esiste il bene, perché esiste il male, perché ci sono le ingiustizie, e anche chi è questo Dio così incomprensibile e astratto che nessuna religione, nemmeno la nostra Chiesa con i suoi dogmi, i suoi misteri, riesce a spiegare con un linguaggio moderno e adeguato. Quindi la voce del sole, secondo me, rivela proprio il senso della vita in ogni sua manifestazione, anche in questa che stiamo vivendo, che è il momento più buio e tragico della storia. Ed è proprio nella verità che tutto acquisisce un senso, che si aprirà ai loro occhi una via d'uscita. Perché è nella verità che nasce la speranza, nasce la ragione per vivere, per lottare, la forza di amare, senza mai ovviamente dover rinunciare né alla bellezza né alla passione, né valorizzando i propri talenti, l'arte, la creatività. E quindi con tanti esempi attuali e concreti, questo libro insegna l'amore, che è l'unica cura, è tutto il suo essere disadorno. Insegna cos'è la fratellanza, ad essere umili ma anche forti, a essere creativi, che non c'è amore senza giustizia, cosa dobbiamo fare, in quale direzione dobbiamo andare. Il quinto Vangelo è questo. La vita di Giorgio Bongiovanni è questo, è la via, la verità e la vita. Una prova concreta, e direi anche la più immediata perché ci riguarda più da vicino, la vediamo con i ragazzi del movimento di Our Voice. Li abbiamo davanti ai nostri occhi, sono migliaia di giovani bellissimi che, senza distinzione di etnia o di credo, che si amano, che si rispettano e che si sostengono a vicenda, che studiano e sono impegnati a fare veramente la differenza, a lottare per un mondo migliore. Guardateli, vi innamorerete della loro forza, del loro modo di amare, del loro amore per la vita, per il prossimo, del loro grido di giustizia e anche di tutta la loro opera di denuncia e di sensibilizzazione che fanno. Perché il Vangelo non è un libro di storia o un libro di fiabe. Il Vangelo è,
è arte, è lotta, è rivoluzione, ed è anche bellezza. Quindi i ragazzi hanno bisogno di verità. E mi permetto anche di aggiungere una cosa, soprattutto per quanto riguarda noi adulti e veterani, e lo dico soprattutto per prima a me stessa, che oltre a dire la verità, noi dobbiamo dire la verità, iniziare dai nostri figli, oltre che a tutti i giovani, noi ci dobbiamo sforzare di essere coerenti, di dare per primi l'esempio concreto del messaggio che portiamo. Ecco, io penso che i giovani hanno bisogno anche di questo, dobbiamo dimostrare loro che ci crediamo veramente. A volte, lo so, è difficile, anzi è sempre difficile, perché questo ci porta a uscire da certi schemi, da educazioni sbagliate, e andare contro noi stessi, però il Signore ci tende una mano, sempre, e anche se cadiamo, l'importante è rialzarsi sempre, è restare uniti, perché sono certa che, oltre che per noi stessi e per i giovani che sono il nostro futuro, e per Cristo ne vale veramente la pena. Quindi, grazie Sandra, io posso dire che il libro ha una copertina accattivante per l'occhio di un giovane, e spero che molti genitori abbiano l'accortezza di prenderlo e di lasciarlo un po' in giro in casa, in modo che i loro ragazzi, i loro figli, così lo prendano, lo aprano e si avvicinino a queste verità. Giorgio, vedo ci sono, cercheremo anche di avere un orario di chiusura qui, vedo due richieste sulla chat per te, leggo. Una dice, da Sandra Chiarella dice: Giorgio, ho perso il mio papà 2 anni fa, dove vanno i nostri cari dopo la morte? Per lui sono ancora sua figlia? O si era incarnato e si è dimenticato di me? Ti prego, rispondimi. Grazie, ti voglio bene. Il microfono, Giorgio, il tuo microfono. Grazie. Sì, scusate. Tuo padre, cara, è diventato un tuo fratello, ma non si è dimenticato di te. Si ricorda benissimo che è stato tuo padre, e credo che tutto l'amore che ti può mandare te lo manda da lassù. Devo anche dire che dipende da quello che abbiamo fatto qui sulla terra, noi troveremo nella dimensione superiore le rose, se abbiamo seminato rose, e troveremo le spine se abbiamo seminato le spine. Ma siccome tu sei un essere che sta ascoltando questo incontro, sensibile, sicuramente tuo padre sarà stato un uomo sensibile, un uomo pacifico, e quindi sta raccogliendo delle rose e si trova in una dimensione pacifica, spirituale. E probabilmente, visto che mi hai fatto questa domanda e visto che io sono un comunicatore tra questa e l'altra dimensione, inoltre la richiesta per farti dare dei segni da tuo padre, magari in sogno, che lui sta bene, che ti vuole bene e che vuoi e che lui vuole che tu faccia del bene. Prego. Grazie Giorgio. La seconda domanda viene da, è più uno sfogo qua di una ragazza, evidentemente mi sembra che sia un'infermiera da quella che capisco, lei dice: è già ormai è tardi e mi rode che sarò costretta a rischiare la mia vita con il siero, penso che lei intenda l'iniezione del vaccino, visto che ho sempre lottato per i diritti altrui, ma il lavoro non posso perderlo. Assurdo, che karma.
No, non è un karma, cara, stai tranquilla, io ti prometto che non ti succede niente. Vedi, noi siamo energia. Tutto ciò che si manifesta nel nostro corpo visibile è energia. La materia è energia. L'astrale, l'anima è energia. E chi comanda è lo spirito. Quindi tu fatti il vaccino e non ti succederà niente. Fidati. Te lo dice uno che è stato a Chernobyl e che si è preso tutte le radiazioni, dovevo morire nel 1900, credo 90-91, dovevo essere morto nel 90, scusa, nel 92 sono andato, nel 93 dovevo morire e invece sono qua, vivo e vegeto, perché c'è un'energia cristica che fa questo e altro dalla vita, quindi fidati. Grazie Giorgio, e qui ho questa domanda. Tra l'altro siamo, è il giorno della mamma e quindi è il giorno anche della donna, la donna mamma. Qui mi dicono, la Chiesa ha aggiunto dei comandamenti che in realtà non sono contenuti nel Vangelo. Tra questi, non desiderare la donna d'altri. Perché questo comandamento? E tra l'altro verrebbe da dire perché non l'uomo d'altri? Ma quel comandamento è stato aggiunto probabilmente da Mosè, che aveva una situazione molto molto difficile nella comunità ebraica e che doveva destinare alla terra promessa. La donna non appartiene a nessuno, quindi non può essere d'altri. La donna appartiene a Dio, semmai, al Padre, ma non è che è appartenenza di qualcuno. Quindi oggi quel comandamento non vale e Gesù Cristo lo avalla, questo discorso che sto facendo, quando nel Vangelo, nei Vangeli, uno dei quattro Vangeli elenca i comandamenti che deve seguire l'uomo. Quando il ricco pulone gli dice cosa devo fare, lui gli fa l'elenco e sono sette comandamenti. Non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri, è un comandamento che era valido, forse ancora oggi per certi versi è valido, quando si rischia il caos, l'anarchia, che siccome tutti siamo fratelli, tutto e di tutti, ci mettiamo a rubare, a commettere dei delitti, dei reati, che poi creano le divisioni, le violenze. Purtroppo, malgrado ci sono questi comandamenti, le violenze continuano a perpetrarsi, la donna continua a essere oggetto di altri, quando invece la donna è al pari dell'uomo. La donna viene riscattata da Cristo, la donna viene esaltata da Cristo come essere al pari o forse superiore all'uomo per certe virtù spirituali. La prima persona alla quale Gesù si manifesta è una donna, non è un uomo, è Maria Maddalena. Ti è andato via l'audio, Giorgio, eri arrivato a parlare di Maria Maddalena. Sì, dicevo, Gesù si manifesta a due donne, Maria Maddalena e la Madre Celeste, appena risorge. Non appare agli apostoli subito. Quindi da lì è la simbologia che Cristo preferisce, elegge la donna come spirito più fedele. Non che l'uomo non lo sia, che l'uomo, perché rivaluta, esalta la donna, ma non è stato ascoltato Gesù purtroppo per migliaia di anni, ma teologicamente parlando Cristo ribalta completamente quel comandamento, non desiderare la donna d'altri, per evitare che si potessero commettere delle perversioni. Mosè lo posso capire, il Mosè di oggi non lo ripeterebbe più quel comandamento.
Ma i comandamenti che Dio ha dato sono 7: non avrai altro Dio all'infuori di te, onore il padre e la madre, non rubare, non uccidere, non commettere falsa testimonianza, eccetera, eccetera. Sono 7. Questa è la verità. Alviano, sono a disposizione per altre domande. Io sono qui per voi, non sono per la contemplazione e la meditazione, sono per il sacrificio. Grazie Giorgio, grazie. Allora, adesso ho una domanda da Margherita per Marco. Margherita ti chiede, Marco, come affronti la responsabilità dinanzi al cielo che ti è stata chiesta? E aggiunge, forse per esperienza sua personale, a volte il peso si può far sentire forte, ma è allora che arriva la consapevolezza di ciò che realmente stai facendo. Puoi descrivere quindi la gioia della fatica, l'onere del compito, ma l'onere del compito di sentirti parte del cosmo? Ma il mio sacrificio, se vogliamo chiamarlo così, è piccolissimo. Io non potrei fare altro. Io sono felicissimo di dedicare tutte le ore della mia vita a servire la grande verità del tempo di tutti i tempi, come la chiamava qualcuno. Non è per me un sacrificio. Umanamente forse sì, ma che cosa potrei fare di diverso da quello che faccio e da quello che facciamo? Perché poi siamo tante persone che lavoriamo insieme. Noi abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo toccato con le nostre mani, quindi abbiamo conosciuto personalmente il segno vivente nel mondo. E quindi che cosa possiamo fare se non metterci a servizio di questa grande verità? Questa è una grande verità che può risvegliare e che risveglia tutti coloro che ci si avvicinano con umiltà e con coraggio. Prima Sandra parlava del libro, del contenuto del libro, che i giovani, grazie a questi insegnamenti contenuti nel libro, possono trovare un'ancora di salvezza rispetto ai deliri del mondo. E questo è vero, ma non è, secondo me, soltanto un'ancora di salvezza, cioè, essendo un'ancora di salvezza, lo è anche in senso di galvanizzare, di vivificare, di spronare i giovani di oggi e i giovani di ieri, i giovani di sempre. I giovani, cioè coloro che hanno un'attitudine mentale elastica, dinamica, che sanno appunto essere umili e coraggiosi anche nel superare se stessi e le proprie ideologie di fronte alla grande verità. E queste grandi verità contenute nel libro, le grandi verità insegnate da questi maestri solari, accendono proprio nei cuori giovani questo spirito rivoluzionario, se vogliamo chiamarlo così. Rivoluzionario, sì, rivoluzionario perché lo è a tutti gli effetti, anticonformista rispetto al conformismo del mondo, all'andazzo del mondo. Quindi io che cosa posso dire? Non è un sacrificio per me fare questo e tutto il resto che facciamo, togliere le ore di sonno, dormire 3 ore a notte, non è. Assolutamente un sacrificio, è un impegno grande, ma è la nostra vita, è il nostro alimento, la nostra aria, l'ossigeno che respiriamo è questa che noi chiamiamo l'opera, no? Fare l'opera. E non c'è altro, ma perché non potrebbe esserci altro? Che fai? Te ne vai a giocare col flipper in un locale, non lo so. questo è... Tra l'altro, io mi sento anche un privilegiato in questo senso, perché ho avuto delle esperienze con questi
fantastici personaggi che mi hanno proprio detto: segui Giorgio Bongiovanni. Quindi io sono un privilegiato, sono fortunato. Se forse la domanda sul sacrificio devi farla a qualcun altro, perché io sono felice. Bene, grazie Marco di questa sferzata di entusiasmo e di ardore, grazie, grazie. E penso che molti qui ti capiscono. Per tornare a quello che aveva detto Giorgio all'inizio della nostra associazione, ma io vorrei che potessi insieme a Walter, Domenico, Anna Maria, Mara, Sandra, Fabio, tutti, ma che profumo ci ha portato la tua presenza, Giorgio, tu non hai idea, veramente, ah, che sferzata di vita adesso un po' con Marco, con la sua ironia mi ha fatto, ma altro che, ah, che gioia, 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 ci portiamo la gioia dalla tua vicinanza e da quello che, tra virgolette, tu hai chiamato il tuo bisogno, noi ci portiamo la gioia. E adesso passiamo con una domanda qua per Pier, che mi chiedono come si può superare, Pier, la paura, ma non la paura del buio o del tuono, ma la paura di una società che ti minaccia. La paura è un sentimento umano che è insito nella struttura fisica dell'uomo, perché l'uomo, nella dimensione in cui noi esistiamo, viene dall'animale. Quindi nell'animale la paura ha una funzione di preservazione, ha una funzione di salvare la propria vita. Ma la paura, una volta che arriva all'illuminazione della verità spirituale, quindi di questa grande conoscenza che ci rivela che noi non siamo il corpo, ma siamo qualcosa di molto più elevato, di molto più grande, bisogna guardarla negli occhi e superarla. Quindi è normale avere paura, ma la paura si supera, e questa paura si supera con la conoscenza, quindi con la verità. Ovviamente non è un qualcosa che si possa fare dalla sera alla mattina, ci vuole pratica, ma la morte si può vincere. Cristo, il Signore, è venuto proprio a insegnarci questo, a superare le nostre paure, a superare i limiti umani. Lui stesso, nell'episodio del Getsemani, addirittura ha sudato sangue di fronte al grande sacrificio che doveva dare. In quel momento la natura umana di Gesù ha avuto paura del dolore, delle torture, della croce che doveva affrontare, ma poi l'ha superata. Quindi la paura è uno scalino che, se noi lo affrontiamo e lo superiamo, ci eleva, e così come Cristo ci ha manifestato, ci permette anche di vincere la morte. Quindi ovviamente è una forma, diciamo così, allegorica, perché noi non siamo il Cristo, quindi non abbiamo ancora il potere di resuscitare i nostri corpi, ma resuscitiamo nella consapevolezza e nella coscienza di capire che noi possiamo vincere le paure che il corpo per sua natura ci propone ed elevarci al di sopra, e un giorno anche noi, come Cristo, raggiungere quella coscienza e raggiungere quelle possibilità. Indubitabilmente, comunque, affrontare le proprie paure non è facile. E il consiglio che Cristo ci dà, lo dice quando dice: laddove sarete due o più nel mio nome, io sarò in mezzo a voi. Quindi c'è necessità, nel momento in cui la paura ci assale, di stare con i fratelli, di stare con le persone che la pensano come noi, di stare con le persone che condividono questa grande conoscenza, che condividono questa grande verità, e soprattutto che la mettono in pratica nelle azioni umane. Quindi il momento della paura diventa un momento che si vince stando insieme, dandosi forza, aiutandosi l'uno con l'altro. Quindi la grande fratellanza ha proprio questo compito, cioè di aiutare tutti noi a superare le paure che da soli magari ci sconfiggerebbero, ci sommergerebbero,
Invece quando noi manteniamo l'unione, l'armonia, la pace, ci perdoniamo, porgiamo l'altra guancia, insomma applichiamo tutti quei valori che il Signore ci insegna, a quel punto la paura la vinciamo. Quindi bisogna unirsi, bisogna praticare la conoscenza, quindi studiare questa grande verità che oggi, anche attraverso il sacrificio prima di Eugenio e oggi di Giorgio, che tra l'altro oltre al sacrificio della vita che comporta magari rinunciare a tante cose per portare avanti un'opera, c'è un sacrificio prettamente fisico, fisiologico, biologico, che di per sé stesso, come già tante volte Giorgio ha detto, oggi anche lui ha paura, ma ancora una volta, per quello che è accaduto oggi, questo grande miracolo, Giorgio l'ha superato. E quindi dobbiamo stare uniti, quindi dobbiamo praticare la verità come conoscenza, ma poi dobbiamo applicarla nel quotidiano, ma unendoci ad altre persone, cioè creando gruppo, e così ci sentiamo più forti e superiamo indubbiamente molto più facilmente le nostre paure. Grande saggezza. Olviano. E lo dico per me. Prego. Volevo, mi permetto di aggiungere, ma condivido tutto quello che ha detto Pier e lo ringrazio. Volevo solo aggiungere un particolare personale che ovviamente Pier non poteva fare, che riguarda me e che condivido quello che ha detto. Io ho paura, io Giorgio, però io ringrazio questa paura, perché la paura è uno strumento straordinario che detesto e amo allo stesso tempo. Detesto perché potrebbe farmi fermare o nello stesso tempo pentire di fare quello che devo fare, andare là dove devo andare, dire quello che non devo tacere. E però la paura nello stesso tempo la amo, perché è il mezzo, è quella straordinaria parola femminile, donna anche questa, che mi fa innamorare sempre di più, grazie a lei, di un altro sostantivo femminile, che è la verità. Quindi la paura, donna, mi fa femmina, donna, mi fa sostantivo femminile, mi fa innamorare della verità, perché è proprio la paura che mi fa sentire vigliacco, che mi fa sentire miserabile. Nel mio caso, quando vengo chiamato a questa esperienza mistica, vorrei fuggire, vorrei allontanarmi. Come faccio? Per giorni. È possibile che io ricevo la chiamata 24 ore prima, 36 ore prima, e quando ero più giovane non passava un'ora che io fossi a disposizione del cielo, della sanguinazione. Quindi anche sugli aerei mi ricordo che appena ricevo la chiamata, questo giovane passionale, senza paura. Ora che sono adulto, veterano, io dico vecchio perché il peso degli anni lo sento, quando sento questa chiamata sfuggo, scappo, mi viene paura, so, perché la stessa chiamata che ricevo nel cuore, nello spirito da Cristo, e fuggo come un miserabile, come un vigliacco, e quindi inizio la mia battaglia contro la paura, che dura ore, 10 ore, 12 ore, dura 24 ore, 36 ore, finché poi cedo, cioè vinco questa paura, perché l'innamoramento per la verità, per questi ideali, per questi giovani, per il Cristo, per tutto ciò che sono, per tutto ciò che ho fatto, per tutto quello che mi è stato rivelato come conoscenza, per quello che ho visto, insomma, tutta la mia vita vince la paura, e quindi io mi metto a disposizione. Quindi la paura è un incipit, un input per farmi continuare ad amare la donna di sempre, che mai voglio cambiare, che è la verità del tempo, di tutti i tempi.
perché se non hai paura, si chiama incoscienza quello. Chi non ha paura è un incosciente. Chi ha paura la vince, il coraggio di vincerla, e quindi una volta che hai vinto la paura puoi anche morire felice. Grazie Giorgio. Adesso ho per te una domanda che era già arrivata in redazione prima, ma dopo vedo che ce ne sono anche un paio qui nella chat. Allora, qui Anna Paola ti chiede, quando per continuare la nostra evoluzione e liberarci dal karma decidiamo di reincarnarci e scegliamo famiglia, difficoltà e quant'altro ci servirà come apprendimento, chi ci consiglia, guida e indirizza in queste scelte? E questi istruttori ci saranno sempre accanto una volta che prenderemo forma in un corpo fisico? Sono sempre gli stessi per ognuno di noi nelle varie reincarnazioni? È chiara? Sì, è chiarissima. Allora, cara, guarda, quando noi ci reincarniamo, scegliamo la famiglia in base alla purificazione del karma che decidiamo di vivere in base a ciò che dobbiamo scontare. Mi spiego, se io nella vita precedente sono stato indifferente alle sofferenze degli altri, dovrò scegliere, e lo faccio appositamente con il suggerimento di esseri, chiamiamoli guardiani spirituali, ma è un suggerimento, non è un ordine perentorio. Perché lo spirito, quando si trova nelle dimensioni superiori, è cosciente della verità, non è evoluto, ma è cosciente delle regole. Quindi si autoprogramma una sofferenza adatta a purificare le sue mancanze. Se è stato una persona indifferente, dovrà vivere l'indifferenza. Se è stata una persona che amava poco, sarà amato poco. Se è stata una persona che ha dato sofferenza, riceverà sofferenza. Ovviamente questo è incomprensibile spesso nella società umana, e questo però non giustifica la sofferenza che viene provocata a quella determinata persona da parte di genitori, amici o eccetera, la società. Però questo avviene nelle incarnazioni, nelle prime incarnazioni. Cosa diversa è per le persone che vengono in missione. Le persone che vengono in missione non sono soggette al karma. Vengono, scelgono la famiglia, crescono con quei genitori più o meno sensibili, e poi incontrano una guida per poter risvegliare i propri valori ed esercitare la propria missione. Ora, il nostro mondo è in una fase ormai irreversibile, perché il karma si è mangiato il karma, cioè è stato un continuo vortice di karmi su karmi. Quindi il karma produce un altro karma, il quale deve scontare un altro karma, che poi deve riprendere un altro karma, ed è diventata una situazione irreversibile. A questo dovrà intervenire il legislatore, e quindi provocare uno shock nella materia, uno shock, un intervento molto forte con le forze della natura e con sofferenze, in modo che si possa avere un restyling del karma generale dell'umanità. Quindi i giudici, il giudice in questo caso, che dovrà separare il grano dalla gramigna e ricominciare da capo, perché il karma è giustificato quando tu non hai compreso il bene o il male, ma quando tu perseveri su una determinata sofferenza, quel karma diventa irreversibile. Quindi oggi noi siamo all'ultima generazione, non ci saranno più karmi prossimamente, ci sarà il giudizio, e sarà
molto intransigente. Prego. Grazie. Qui mi chiedono quali sono le funzioni degli esseri intraterreni. Ma la funzione degli esseri intraterreni, stiamo parlando di Eldorado. Nel libro che io voglio ricordare, che non ho ricordato stasera, è La voce del sole, scritto da Sandra De Marco e Marco Marsili, io parlo di queste cose. E quel libro lì, secondo me, lo dovete comprare tutti a offerta volontaria, quindi non c'è un prezzo. Potete anche mandare un euro simbolico. Il prezzo di stampa è 10 euro, ma voi potete mandare quello che volete, ed è tutto su, coordina tutto Marco Marsili. Più soldi manderete, più ne ristamperemo. Già è la seconda ristampa, quindi sta andando molto bene, e lì c'è tutto quello che ho detto. Sandra è stata programmata dal cielo insieme a Marco da un personaggio che io chiamo Itacar, che loro non hanno mai saputo che era il loro automedonte, perché questo personaggio Itacar è un archiviatore, uno che archivia per scienza cosmica determinati eventi. Quindi lui ha programmato questi due ragazzi, Sandra e Marco, per trascrivere tutto quello che io ho detto negli ultimi 10-20 anni di quest'opera, che è tutto quello che gli extraterrestri vogliono dire agli uomini. Mancano ancora 3-4 volumi, e quindi vi invito a prenderlo, perché se volete conoscere veramente tutto, ma proprio tutto di quello che il cielo mi ha detto, lì lo troverete. Compreso dei link di messaggi che troverete nel sito, ma i discorsi che io ho fatto nelle riunioni per conto degli extraterrestri sono molto più dettagliati, molto più profondi. E quindi parlo anche della vita intraterrena. Io sono stato nell'Eldorado, nel libro c'è, il 5 maggio del 1990, e sono stato portato in questa città meravigliosa, dove ci sono extraterrestri della quarta dimensione, extraterrestri della quinta dimensione e terrestri della terza dimensione. Sono una base degli esseri di luce, mentre nel nord c'è un'altra base che non è extraterrestre, ma controllata dagli extraterrestri, che è un lato oscuro del pianeta, cioè lì vanno degli esseri immondi. Il famoso inferno che ha visitato Dante non era un inferno, era una città intraterrena oscura, dove la luce del sole centrale arriva pochissimo, e dove vivono degli esseri che si purificano, che stanno facendo la morte seconda, animali immondi, ed è una città, un continente meraviglioso, ma non ha luce. Meraviglioso perché, per quanto oscuro, è sempre più bello della Terra in superficie, in quanto la Terra in superficie è così inquinata che nemmeno gli animali immondi vorrebbero vivere quassù, per quanto siamo contaminati. Noi siamo ancora in vita grazie agli extraterrestri, perché gli oceani sono radioattivi. La centrale nucleare di Fukushima ha inquinato tutto l'Oceano Pacifico. Ci sono voluti gli extraterrestri per disinquinarlo, perché in quelle acque si fanno il bagno i giovani che amano gli extraterrestri della GNA. E loro, grazie a alcune centinaia, migliaia di ragazzi, loro hanno decontaminato l'Oceano Pacifico. Mi ricordo un essere che si chiamava Bravo, che disse a un personaggio che io chiamo Adoniesis, che incontro spesso, Adonai era nella Bibbia, il quale gli disse: devo distruggere Sodoma e Gomorra. E Abramo gli disse: ma se io ho 100 persone buone? Adoniesis gli disse: per amore di quei 100 non distruggo Sodoma e Gomorra. E se ne ho 90, per amore di quei 90, e se ne ho 10, e se ne ho una, per amore di quell'una, per ora non la distruggo. Ecco, la Terra è un'altra Sodoma e Gomorra. Per amore di questi giovani ragazzi che io adoro e che Adoniesis segue
come fossero delle perle, ancora non ha distrutto il mondo. Ma il mondo è inquinato. Quindi queste città intraterrene sono il luogo predisposto e eventuale per poter ospitare delle famiglie che potrebbero e sicuramente si salveranno da un'eventuale evacuazione che gli extraterrestri porranno in essere qualora dovesse esplodere un conflitto nucleare. Io ci sono stato, veramente in questo momento mi trovo nella superficie di una delle entrate di questa base. Sono proprio in una penisoletta dell'Oceano Atlantico dell'Uruguay, dove a 10 miglia di distanza da dove sono in questo momento, loro entrano ed escono. E oggi potevo anche morire se non fossero usciti per darmi soccorso, energia per poter sopportare la sofferenza che porto nello spirito e nel corpo, e poi rientrano da lì. Insomma, sono vicino a casa loro. Quando tornerò in Italia ci sono delle basi che entrano nell'Eldorado, una è a Sant'Elpidio, un'altra è vicino al Monte Bianco, un'altra vicino alle montagne, alle Dolomiti, poi c'è anche quella dell'Etna, cioè del Mar Ionio. Ci sono varie entrate, Pier Giorgio sa benissimo di che cosa parlo. E quindi le città intraterrene sono fantastiche. Grazie Giorgio. E qui c'è una domanda di una persona che dice: ciao Giorgio, ma la scienza dello spirito non deriva da Rudolf Steiner? Cosa ne pensi di lui e del suo libro su Arimane, dove c'è la luna nera diversa da quella di Eugenio per far portare lì le anime? Guarda, io rispetto molto Rudolf Steiner perché è stato una guida spirituale degli inizi del secolo. Quindi ci sono delle indicazioni che ha dato Rudolf Steiner che sono molto molto valide per l'evoluzione dello spirito, per esempio la dieta spirituale o altre conoscenze che riguardano la reincarnazione, l'evoluzione dello spirito. Però Rudolf Steiner è un messaggero che ha vissuto il passato e che non poteva parlare delle cose celesti, perché lui non era il consolatore, lui era come uno degli apostoli che quando andava a Roma, in Grecia, in Macedonia, doveva parlare degli angeli con le ali, doveva parlare di verità che potevano essere comprese per la generazione di quel tempo. Quindi, così come Pietro e Paolo dovevano parlare di verità che erano comprensibili solo alla generazione di quel tempo, Rudolf Steiner doveva parlare di verità che potevano essere comprese solo per la generazione degli inizi del secolo scorso. Non poteva parlare di verità che non potevano comprendere i suoi alunni, già non comprendevano quelle verità che lui diffondeva in quel tempo, figuriamoci se Rudolf Steiner avesse detto: io fra 100 anni vi garantisco che per andare in America ci mettete 6 ore, e le persone avrebbero abbandonato i centri spirituali di Steiner. Se Steiner avesse detto: io fra meno di 100 anni vi garantisco che noi andremo sulla Luna fisicamente, tutti avrebbero riso e avrebbero detto: Steiner forse in questo momento è ammalato di mente. Invece Rudolf Steiner doveva parlare delle verità che in quel tempo potevano essere comprese. Oggi si può parlare di tutte le verità celesti, perché oggi è il vivente, il consolatore, che doveva parlare di quelle verità celesti.
e quindi doveva parlare del mondo interterreni, dei satelliti della Luna, di Saturno, del Sistema Solare, delle galassie, degli extraterrestri, della Confederazione, delle dimensioni, del corpo eterico, materiale, spirituale, dei geni solari. Oggi sono più comprensibili queste verità. Quindi niente da dire a Steiner, ma Steiner è il passato. Oggi noi abbiamo il presente e il futuro, soprattutto il futuro. Grazie Giorgio. Qui Maria ti chiede: i bambini sono Dio, molti di loro non sono nelle arche, ma i genitori si rivolgono a noi per chiederci sostegno e disponibilità per la loro crescita socio-educativa. C'è un valore e una causa che dobbiamo fargli conoscere e alla quale dobbiamo dare priorità? Scusami Alviano, sono un po' tonto, non ho capito bene la domanda. Se sì, mi... Maria ti chiede, è vero, i bambini sono Dio, molti di loro però non sono nelle arche, però i genitori di questi si rivolgono a noi per chiederci sostegno, disponibilità per la loro crescita socioeducativa. C'è un valore e una causa che dobbiamo fargli conoscere, alla quale dobbiamo dare priorità, una cosa prioritaria su tutto, da consigliare a questi genitori? Sì, assolutamente. Se non possono far parte delle nostre comunità, della nostra confraternita, come la chiamano anche burlandosi alcuni miei nemici giornalisti, ma mi fa piacere, la nostra è una confraternita. E anche alcuni amici, veramente. Io stesso mi piace chiamarla confraternita. Se i nostri non può far parte delle nostre arche, noi dobbiamo suggerire ai genitori che insegnano ai loro figli in forma laica, perché se non sono credenti e non seguono un cammino spirituale, non si può giudicare nessuno, ma se ci chiedono aiuto, possiamo dire loro che la nostra, che noi possiamo aiutare i loro ragazzi a insegnare loro la Costituzione. La Costituzione italiana è il baluardo, il punto di riferimento massimo che noi dobbiamo insegnare sia ai figli che fanno parte delle nostre arche, sia ai figlioli che non contemplano il nostro cammino spirituale. E da bambini insegnare loro gli articoli della nostra Costituzione, che secondo i miei amici non di questo mondo è la migliore al mondo, perché si avvicina più di tutte ai valori universali. Quindi insegniamo loro la Costituzione al di sopra delle religioni, al di sopra delle credenze fideistiche e dogmatiche, perché è uno scritto universale. E quindi da bambini iniziare a insegnare loro la Costituzione, i comportamenti, rispettare le regole, il valore della legalità, la solidarietà, la distinzione dei poteri, perché ci vogliono dei poteri, quindi i nostri tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, che malgrado ci sono degli uomini corrotti, corruttibili e corruttori, in tutti i tre rami del potere la Costituzione rimane sacra, e quindi noi dobbiamo combattere dentro la legalità per scalzare coloro che si fanno corrompere da valori delinquenziali
eccetera, eccetera. E poi dobbiamo insegnare sin da bambini ai nostri ragazzini degli uomini che hanno dato la vita per la nostra Costituzione. Quindi puntare, se non sono credenti, se sono credenti, insegnare loro i valori di Cristo e quindi di tutti i maestri universali. Se non sono credenti, non ci fa niente, insegnare loro i valori dei grandi maestri laici della nostra patria italiana in questo caso, e che sono quelli che io da anni vi sto inculcando: Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, Chinnici, Peppino Impastato. E spiegare a questi ragazzini che solamente rispettando la legge, i valori della nostra Costituzione, noi possiamo vivere in un paese che aiuta il mondo e che è veramente bellissimo, d'arte, di democrazia. E anche ai bambini crescendo alla scuola elementare, poi alla scuola media, alla scuola superiore, individuare, indicare i punti di riferimento che oggi loro devono avere, che sono purtroppo pochi, sono così pochi paradossalmente e facili da riconoscere, pochi purtroppo, e sono i nostri giudici che stanno rischiando la vita nelle trincee contro la criminalità, che sono i nostri medici che solidariamente nel silenzio aiutano il prossimo, che sono i nostri preti di campagna e di strada che aiutano il prossimo, e quei pochi politici, sono così pochi quei politici che li puoi numerare, li puoi indicare ai bambini 4-5 nomi che se lo ricordano a memoria, ma bisogna farlo e ricordare sempre che il rispetto delle regole e della legge è la nostra bandiera, e con questo solo così possiamo vincere la nostra resistenza. Grazie Giorgio, sento che la parola Costituzione è come un'iniezione di vitamine dentro il tuo corpo, quando la citi veramente è una fonte di energia per te, hai una sorta di grande rispetto per questo. Sì, sì, Alviano, perché vedi, io in questo momento non farò nomi e non mi inoltrerò su un tema che non è consone alla nostra trasmissione, ma non posso tacere nel dire che se veramente oggi tutti i miei amici della confraternita, che siamo adesso migliaia, e sono contento, l'ultimo aiuto che vi chiedo, dopo che mi avete dato tutto quello che si può dare a degli amici, è di sostenermi come numero, persone fisiche, facce, nomi, sostenermi in questa battaglia che io ho intrapreso e che sono disposto a dare la mia vita per gli amici che sono in trincea della magistratura. È una cosa che sento tanto dentro nel cuore, ma io non vi posso dire tutto, ma so quello che dico, perché queste persone oggi devono avere tutto il sostegno di noi, e non siamo molti, siamo alcune migliaia, ma ci dobbiamo essere, perché il sistema, le invidie, le gelosie, la rabbia, l'odio vogliono che loro vengano fermati, assassinati, isolati. Io questo non lo posso permettere ancora una volta. Quindi quello che chiedo ai miei fratelli, che mi avete dato veramente l'anima, e questa presenza, quando c'è un richiamo di andare a sostenere queste persone che sono quelli che voi sapete a chi mi riferisco, e grazie a Dio non è solo più uno come è stato negli anni passati, ma sono adesso circa 5, 6, 7 persone delle istituzioni che sono lì
e che nel futuro potrebbero veramente abbattere il sistema criminale dell'anticristo e che noi ora più che mai dobbiamo sostenere, perché ora più che mai vogliono fermarli, vogliono ucciderli, vogliono ucciderli civilmente, infancandoli, insultandoli. Ecco, noi con la forma più alta della legalità e della coerenza dobbiamo sostenerli. Questo ci tenevo a dirlo, perché quando nomino la Costituzione penso a queste persone della magistratura, delle istituzioni. Purtroppo sono poche, ma sono lì. E alcuni di loro, come sapete, mi hanno onorato della loro amicizia e io ricambio, e vorrei che tutta la nostra confraternita sia all'unisono. Se siamo 2.000, 3.000 in Italia, al Viano, tutti dobbiamo essere con loro, senza se e senza ma. Grazie, grazie. Cercheremo di essere un'orchestra di cui sei il direttore, che suoni divinamente questa musica costituzionale che tu ci stai suggerendo, Giorgio. Cercheremo, con l'impegno che tu ci stai insegnando. Adesso siamo giunti alle 23:13 e io ho ancora raccolgo un paio di domande che ci riportano, ma non siamo usciti dal tema, ognuno di noi qui dentro lo sa assolutamente, con questa tua ultima con questo tuo ultimo intervento. E intanto che continuano a scorrere, per chi desidera acquistare il libro, i dati www.marcomarsiliofficial.it, appena entrate nel sito è facilissimo scaricare, capire come acquistare il libro, che è ad offerta libera anche se c'è una cifra consigliata, lo troverete anche nella dei Bon Giovanni Family, nella sezione messaggi celesti. Allora, ancora per te Giorgio, due ultime domande e dopo io vorrei finire leggendo qualche riga da questo libro. Va bene. Che riguarda le mamme e i bambini. Allora, c'è Aldo che ti chiede: vorrei sapere la linea di demarcazione tra credere e avere fede nel nostro creatore, e sapere infine se è già in atto la separazione del grano dalla gramigna. Ma allora, avere fede e credere nel nostro creatore è quando, credo di averlo fatto altre volte, quando tu sei innamorato di una donna o una donna innamorata di un uomo, non si fa la domanda se ci crede, lo vive. Quando io sono innamorato di una donna, della donna che amo, io non ci credo, io lo vivo. E non ho bisogno di avere fede, perché ciò che vivo in quel momento è fede e credere nello stesso tempo. Quindi la risposta è: quando ti innamori della verità e di Dio, non c'è bisogno che credi, e né di avere fede, perché lo vivi. Nell'amore c'è la fede e il credere. Noi lo possiamo vivere quando siamo innamorati di un figlio, di una donna, quando sei innamorato della tua mamma, visto che parliamo di mamma. Che cosa ti chiedi? Se hai fede in tua mamma, se ci credi veramente che la ami, lo vivi. Quindi non c'è demarcazione nel credere e avere fede, perché è l'amore che trascina tutti e due i valori. E quando non c'è l'amore, non c'è fede e non c'è credo. Grazie. E l'altra parte della domanda era se è già in atto la separazione del grano dalla gramigna.
Assolutamente. C'è in atto la separazione del grano della gramigna su tutti i settori delle attività sociali del mondo, compreso la nostra verità. Io sono qui in mezzo a voi perché vi voglio tenere uniti, perché so che c'è la separazione del grano della gramigna. La confraternita nostra potrà avere delle defezioni, delle divisioni, per questo sono qua io presente tutti i giorni a cercare di mantenervi uniti. Ma la divisione anche in altri settori, nella Chiesa Cattolica, nei settori delle istituzioni, nei missionari, il maligno si è intrufolato dappertutto e farà grande selezione. Per quanto riguarda nel mio piccolo, nel nostro piccolo, io mi auguro che da noi, nelle nostre arche, nei nostri movimenti, la separazione del grano della gramigna sia di poco conto, come sta avvenendo in questo momento. Perché noi, a differenza di altre comunità, confraternite, con rispetto per tutti ovviamente, noi dobbiamo vivere e non di proselitismo e nemmeno di carrierismo, né di correntismo e nemmeno di fare strada nella nostra confraternita. Cioè noi non abbiamo ambizione di diventare vescovi, cardinali e papi, o di diventare procuratori, magistrati, capi, o di diventare generali, capitani e colonnelli, oppure senatori, deputati, ministri o presidenti del Consiglio. Noi vogliamo solo fare i soldati e servire l'esercito che vuole combattere l'anticristo, il male, i mafiosi, la criminalità, e vogliamo solo risvegliare le anime, portarle a Cristo e alla verità. Poi loro scelgono il cammino che vogliono fare. Se vogliono entrare nell'esercito li possiamo arruolare, ma il nostro cammino è molto difficile, perché noi siamo soldati in guerra e non abbiamo tante gioie, però obbediamo al nostro comandante che è il Cristo. Ma non è questa la nostra ambizione. La nostra ambizione è risvegliare le anime alla verità e additare il male dove è presente, senza nessuna menzogna, con la verità. Quindi sì, stiamo molto attenti. Grazie Giorgio, sono arrivati comunque molte testimonianze di ringraziamento e anche di sostegno, di volontà di stare in quella trincea che però è particolare, che tu ci consigli. E adesso l'ultima domanda per te, che nasce proprio dal libro, e ti leggo, devo leggere alcune righe nelle quali tu, a pagina 35, dici: la domanda era: il demonio lavora sui nostri dubbi? Ecco, ad un certo punto tu dici: io mi rivolgo ai fratelli delle Arche, ma potrei anche parlare a chi non ne fa parte. Io sono cosciente di quante persone appartenenti ad altre scuole spirituali siano venute in missione sulla Terra. Ma ora voglio stringere il cerchio e parlare di noi. Se siamo arrivati qui è perché il Cristo ci ha salvati due volte, ecco il punto. Tu dici: il Cristo ci ha salvati due volte. La prima, nel momento in cui ci ha detto di venire in questo mondo da un'altra dimensione, garantendoci l'eternità della luce se compiremo la nostra missione. Ci ha salvati una seconda volta attraverso la sua crocifissione e resurrezione, perché sapeva che nell'incarnazione lo spirito dei suoi servi provenienti dalla luce sarebbe stato soggetto a tentazione caduta. Ecco, mentre ci è sembrato di capire la seconda, c'erano dei dubbi e non capivamo la prima.
in cui tu dici la prima nel momento ci ha salvati due volte, la prima nel momento in cui ci ha detto di venire in questo mondo da un'altra dimensione garantendoci l'eternità della luce se compieremo la missione. Sì, perché quando noi veniamo in questo mondo, quelli che partono per missione, la garanzia di salvezza è totale, perché noi veniamo da una dimensione della luce e se compiamo tutta la nostra missione faremo un salto di evoluzione. Ma se noi non dovessimo compiere la missione, veniamo risucchiati e riportati da dove veniamo. Non ci viene permessa la seconda morte. Questi sono quelli che fanno parte della coorte cristica. Non aumentiamo di evoluzione, rimaniamo dove eravamo, ma non facciamo la seconda morte. Perché Cristo ha salvato dalla seconda morte tutti i suoi angeli, discepoli, missionari, e questo è stato la sconfitta del maligno. Mentre i chiamati, le persone della terra, possono andare nella luce, ma possono andare anche nelle tenebre, dipende da loro. Questo è il significato della doppia salvezza. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, adesso io vado a pagina 21, come è stato suggerito da un fratello, in cui tu parli alle mamme, Giorgio. Con questo io in qualche modo saluto, ringrazio tutti della presenza, a partire da te, Giorgio, a Pier, grazie Pier, grazie Marco, grazie Sandra, grazie a tutti i fratelli dall'Italia e dall'estero, soprattutto dal Sud America, che sono intervenuti. E vi saluto con queste parole di questo libro. Ascoltate. A tutte le madri in attesa, consapevoli che mettete al mondo bambini speciali, perché speciale è lo spirito che sta per nascere, io dico, voi aspettate Dio che nasce, perché i bambini sono Dio. Giorno per giorno dovete vivere così, nell'amore, essere felici, gioire, non andare in ansia, ma vivere l'eternità come se foste tra le nuvole. Certo, soffrite se vedete un bambino che muore, ma tutti i giorni fate passeggiate, abbracciate le piante, gli animali. Dovete raccontare storie a vostro figlio, coinvolgerlo nei vari progetti e probabilmente vi risponderà con una gomitata, con un calcetto, perché sono esseri sensibili. Guardate il Padre Sole e pensate che sta nascendo Dio, che è la cosa più grande dell'universo. Ecco, con queste parole e spero con un'immagine di tutti voi insieme a me, qua ci sono solo io, eccoci qua, uniti. Allora, sono le 23:26, abbiamo fatto una bella carrellata, abbiamo stimolato un po' che di anime. Qui dall'arca del sicomoro che Giorgio ci ha baciato in fronte, io dovrei numerare anche tutti i fratelli che non ho nominato prima, che ti ringraziano dal profondo del cuore. Vi mandiamo un fraterno abbraccio, un invito ad andare avanti in questo spirito di lotta, di ricerca, ma anche di gioia, di felicità, da saper riconoscere la bellezza nelle piccole cose di ogni giorno. Grazie a tutti, un saluto da tutti noi. Namaste.